Hello bevitori, hello bevitrici e benvenuti in questa nuova recensione. Ebbene, oggi vado a recensire il tè verde della marca Spinner. Il tè verde lo conosciamo tutti, è quel buonissimo, nonché meraviglioso tè che ha un sacco di proprietà. Io le chiamo proprietà che fanno bene all'organismo umano. E questa recensione di oggi nasce per la cara Arlene e per il meraviglioso Igor. Igor e Arlene, infatti, sono una coppia molto giovane che mi seguono da ormai un po' di tempo. Tra l'altro, Igor ha partecipato, tra l'altro, all'ultimo mio raduno che ho fatto. Ed è un ragazzo dolce e buono e Arlene è una ragazza meravigliosa. Va bene? Questo tè verde, che è 1,5 litri, è bene 1,5 litri, sapete quanto l'ho pagato? Soltanto 79 centesimi, 1,5 litri, eccolo qua, 1,5 L. L'ho comprato a Todis, che è un supermercato, un discount che vende ovviamente articoli, o meglio prodotti a poco prezzo. Todis, infatti, è un discount che vende un sacco di roba, costa veramente poco e devo dire che diversi prodotti, come per esempio alcuni scatolami, come anche altri cibi, sono veramente squisiti, buonissimi. Va bene, quindi non è vero che il cibo faccia schifo se costa poco o le bevande, siccome costano poco, siano schifose. Anche birre da 1 euro o da 80 centesimi, devo dire che sono veramente buonissime, belle, forti nel sapore. Allora, cara Arlini e caro Igor, andiamo prima a vedere un attimino la confezione. È una bottiglia verde di colore, ovviamente, tè verde Spinner. Ingredienti: acqua, zucchero, fruttosio, estratto di tè verde 0,3%, acidificanti, acido citrico, aromi antiossidanti, acido ascorbico, edulcoranti, sucralosio, coloranti E150D cioè E131, sono due coloranti, va bene? Eccomi qui, cara Arlene e caro Igor, qui c'è il bicchiere alla mia destra, al mio tre aprirò la bottiglia, 1, 2, 3, via, ecco qua. Di facilissima apertura, mi concedete, dottor Vespa. Ecco qui, bottiglia aperta Aurora. Purtroppo ormai le bottiglie, cara Arlene e caro Igor, loro mettono il tappo incluso, meglio che non si può rimuovere, quindi lo dobbiamo tenere così. Dal mio tre, 1, 2, 3, via. Ah. Tipico odore del tè, ovviamente, quindi nulla di nuovo, non si percepisce bene l'odore, è un odore rinfrescante sicuramente, ma del tipico odore di tè. Adesso al mio te lo verserò, 1, 2, 3, via. Ecco qui, cara Arlene, caro Igor. Ah, non è verde, io pensavo che fosse verde, invece è di colore bianco, meglio trasparente. Va bene? Andiamo ad assaggiarlo, cara Arlene e Igor. 1, 2, 3, via. Allora, il tè ha un sapore dolciastro, quindi il dolce prevale molto. Il sapore, devo essere sincero, cari ragazzi, non è così forte, o meglio, non è così profondo. Di conseguenza si sente un po' meno. Quello che viene fuori da subito, che viene ad essere reso evidente, palese, è il dolciastro, il dolce che si riesce a percepire. Diciamo quindi che il dolciastro è pienamente visibile, o meglio, è pienamente presente in questa bevanda qua, tè verde. Caro Igor e cara Arlene, devo dire che non è malvagio il sapore, è poco percepibile, poco percettibile, però pur sempre buono. Mi piace molto la nota dolciastra del tè verde che si percepisce molto bene. Non mi stufa, non mi stanca, mi lascia pienamente soddisfatto per quello che il dolce stesso riesce a elargirmi. Io amo le bevande dolci, dolciastre, che dir si voglia, e tra l'altro le birre che preferisco sono infatti birre dolci, non quelle amare, non quelle amarognole. Mi piacciono birre dolciastre, ma
potenti, forti, tipo la Dudemo, che è la mia preferita, come anche la Peroni Forte, che era presente sul mercato, e la Galat 8.5, e quelle belle forti, insomma, ecco. Trasparente, ma leggermente, forse verdino, ma non troppo. Il tè verde si presenta con una colorazione, ripeto, tipicamente trasparente, però la caratteristica che mi ha colpito di questa bottiglia è proprio il colore della bottiglia, cioè è veramente magnifico il colore. Vederlo così è qualcosa di straordinario, mi permetto di dire. Va bene, tè verde Spinner. Beh, che dire, io posso dirvi, caro Igor e cara Irene, che il voto che do a questo tè è un bel 8, mi piace veramente tanto. Io vi ringrazio perché mi avete regalato 1 euro che mi ha permesso di comprare questo tè verde, visto che mi avete richiesto la recensione, quindi penso che ci stia. È veramente buono, veramente. Poi è leggero, scende bene nel mio angelicato organismo, nel mio angelicato corpo, quindi è veramente veramente squisito. Avete trovato una bevanda pienamente buona, dolce, dolce, dolciastra, che però mi permetto di dire non ha un sapore così forte, non riesco a percepire un sapore di qualche essenza, di qualche aroma particolare. Tutto qua, va bene. Comunque mi piace non poco. Voto 8 pieno, caro Armin e caro Igor, va bene? E mi piace anche l'immagine, caro Igor Karadrin, delle foglie. Mi ricordano il tè verde, il verde, appunto, il verde, giusto? Bene, io vi ringrazio in primis per la visione, in secundis per l'ascolto di questo video di oggi, utenti di YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è Conoscitore Italiano, datemi le vostre opinioni, c'è anche da averle, e voglio fare i miei complimenti al caro Igor e alla cara Arlene per avermi permesso di comprare questo bellissimo tè verde, e a questo punto ci sta bene una bella foto che palesi, palesi, palesi renda visibile il grado di felicità che ho avuto nel berlo. Al mio 3 procederò a 1, 2, 3, via, o 1, 2, stress, via. Giurivo, raggiante, felice, straordinariamente contento, nonché soddisfatto, mi cocete, dottor Mishpa. Bene, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, una buona giornata da vostro Leandro, il conoscitore italiano. Grazie a Bill, grazie a Ivo. Ciao.